Ciao, sono Marina, sono una scrittrice e anche lettrice. Tre curiosità su di me. Sono ottimista, mi piace pensare in positivo e cerco sempre di affrontare la vita con un sorriso. Non che questo possa risolvere tutti i problemi del mondo, però mi aiuta ad affrontare meglio i miei e a partire magari con il piede giusto nel cercare di risolvere anche quelle situazioni che non sono per niente piacevoli. Il mio rituale di scrittura dipende dal genere di romanzo che sto scrivendo. Se sto scrivendo un fantasy, un paranormal o un romanzo di questo genere, la prima cosa che faccio è la ricerca, perché mi piace inserire nei romanzi qualche cosa di realistico o comunque che si trova tra le leggende e le, diciamo, le cose normali che una persona conosce. In questo modo i lettori possono essere molto più coinvolti da ciò che succede ai protagonisti. Per quanto riguarda invece le commedie romantiche e le storie d'amore, la prima cosa che faccio dopo aver avuto l'idea è trovare il nome per il personaggio, perché altrimenti non riesco ad andare avanti. Il nome per me definisce il carattere di qualcuno o comunque la personalità, e mi piace iniziare dalla cosa più importante, il suo nome. Come è nata la storia di Carol e Ben? Questo non è a caso. C'è un attore hollywoodiano che è diventato famoso dopo che si è lasciato e che ha divorziato dalla prima moglie. Siccome a me piaceva tantissimo questo attore e la storia mi sembrava divertente, ho preso spunto da lui. In realtà lui non si è rimesso insieme all'ex moglie, non so neanche se continuano a vedersi, conoscersi, sentirsi, non lo so, però a me era piaciuta la storia, quindi ho preso questo spunto di vita reale e l'ho reso un romanzo. Perché Carol ha uno pseudonimo maschile? Innanzitutto incomincio con il raccontarvi di una piccolissima curiosità. V. Leigh è Vivien Leigh, che è la protagonista indiscussa di Via col vento. Adoravo sia Rossella che l'attrice, per cui mi è venuto naturale utilizzare questo pseudonimo. Perché maschile? Perché le donne in passato hanno sempre utilizzato pseudonimi maschili per essere prese in considerazione, o comunque più in considerazione, perché la letteratura e la scrittura erano ritenute un ambito in cui l'uomo avrebbe potuto fare e la donna un po' meno. La discriminazione c'era allora e c'è ancora adesso. In linea temporale, se vogliamo, una delle ultime autrici a pubblicare con un pseudonimo che poteva essere maschile, difatti il suo editore ci teneva che tutti pensassero che fosse un uomo, è la mamma di Harry Potter. Solo dopo si è scoperto che era una donna e ha avuto il successo che ha avuto, però inizialmente il suo editore pensava che se tutti avessero pensato che fosse un uomo avrebbe avuto più successo. Sciocchezze, discriminazioni ovviamente, ma il mondo funziona così e quindi utilizzavano in passato questo escamotage, viene utilizzato alle volte ancora adesso, e io ho pensato di farlo utilizzare a Carol, visto che primo si voleva nascondere, non voleva far sapere che era lei, e secondo, nel romanzo il fatto che lei abbia uno pseudonimo maschile fa accadere delle cose che se fosse stata donna non avrebbero potuto accadere. Tre aggettivi per descrivere Broken Heart. Il primo, seconda, possibilità, come quella che possono avere Ben e Carol. Determinata, come è Carol, ad avere successo nella vita e ad avere una posizione anche da sola. E il terzo aggettivo è geloso, come è Ben, anche se non lo ammetterebbe mai. Letteratura o cinema? È impossibile decidere o scegliere. La letteratura fa da sempre parte della mia vita, quindi non potrei mai farne a meno. Il cinema, se è cinema di qualità, mi piace tantissimo. Essendo tutte e due un'arte, perché scegliere? Prendiamole tutte e due. Carriera o amore? Bene, ci sono stati momenti nella vita in cui avrei detto carriera e altri momenti della vita in cui avrei detto amore. Io credo che se una persona è veramente, ma veramente innamorata,
sia disposta a rinunciare alla carriera per amore. Però non è detto che sia sempre la cosa giusta, quindi credo che ogni persona, ogni situazione sia a sé e da quello dipenda la decisione. Tutto qua. Ragione o passione? Ragione o sentimento? Direi tutti e due. Ci sono momenti della vita in cui si sceglie la passione e dobbiamo assolutamente farlo, perché sapere che cos'è, di che cosa si tratta e viverla non è come averne sentito parlare o leggerla. Quindi lasciamoci andare alla passione quando serve e ragioniamo quando serve. Ci sono momenti in cui è bene ragionare e ci sono momenti in cui è bene seguire la passione e quello che ci indica il cuore, che dicono non sbagli mai. Non è proprio vero, ma comunque va bene così.